L'ho detto anche al Ministro dell'Interno, noi che è rimasto colpito delle cose dette e fatte nella nostra città senza soldi, sulle politiche sociali, le politiche culturali, le politiche giovanili, la lotta alla camorra che mettiamo in campo ogni giorno, ma anche la mano tesa a tutti quei giovani che vogliono avere un'alternativa per cambiare. Al Ministro e al Governo abbiamo chiesto più donne e uomini delle forze dell'ordine perché poliziotti, carabinieri, finanzieri e poliziotti municipali a Napoli stanno facendo un lavoro eccellente ma sono in pochi, devono essere rinforzati e bene l'esercito a presidere obiettivi sensibili come aeroporti, porti, stazioni e tribunali ma la lotta alla camorra lo fa l'esercito democratico della nostra città. Lo facciamo noi ogni giorno, lo fanno i poliziotti, i carabinieri, i finanzieri, i magistrati e la gente per bene. Per la lotta alla Camura non serve la militarizzazione della nostra città.